Dunque, ritengo che oggi si parla molto di sostenibilità ed etica progettuale nei confronti di tutto il progetto che investe sia l'architettura, il design e non solo. In ambito del design ritengo che anche i nostri maestri erano ben consapevoli che comunque anche un processo produttivo poteva impattare in quelli che sono poi successivamente il consumo stesso. Diciamo che l'estetica a volte è dettata anche delle esigenze di tendenze legate alla sostenibilità, per cui la scelta di determinati materiali sono suscettibili di mode. Però un buon progetto, anche un progetto, un prodotto che viene ovviamente prodotto in plastica, ritengo che in tutti questi processi ci sia una volontà di ridurre al minimo l'impatto che può avere sull'ambiente. Il consumatore sceglie, a volte ne è consapevole, altre volte meno. Io mi chiamo Diego Grandi, sono un architetto, vocato anche al design. Il mio intervento verterà sicuramente sul prodotto che è ambito di questa manifestazione Celsaia e quindi la ceramica, però lavorando nello specifico sulle superfici non vi annoierò, ma sono solamente due progetti e in questi due progetti vorrei farvi capire anche quello che c'è dietro a quella che si chiama decorazione, una decorazione che io definirei profonda. È una decorazione che non si limita solamente ad attingere da cartelle cromatiche o immagini e suggestioni che vengono dai trend. Mi interessa relativamente perché è una ricerca questa personale. E in questo il mio lavoro viene introdotto in questo intervento da un Virgilio, un mio Virgilio che ho conosciuto, che non ho avuto il piacere di conoscere perché ahimè non c'è più, ma è una sorta di maestro ed è un fotografo e non solo, è un artista, è un urbanista, è un architetto e quant'altro, è anche un narratore e racconta tantissime storie. È un fotografo oltretutto che è molto conosciuto nell'ambito perché nasce a Scandiano e si chiama Luigi Ghirri. Questa è un'immagine molto evocativa, anche perché dà la possibilità di spiegare quello che succederà e quello che mi succederà nei confronti del prodotto stesso. Non è un caso che questo intervento si intitola Istantanee, la città raccontata. Questa è un'immagine di Luigi Ghirri scattata nell'81 a Capri ed è molto emblematica perché la Paola, la moglie di Luigi Ghirri, è sopra un pavimento di maiolica. La maiolica è uno dei prodotti ceramici che ha raccontato tantissime storie, perché comunque la ceramica costantemente racconta. E l'idea di essere in maniera tautologica a Capri, calpestando questo grande pannello dipinto a mano su maiolica, è stata anche un po' l'idea per quello che è il prodotto City che vedrete successivamente, che è un prodotto che è del 2007 che è stato messo in produzione da un'azienda che si chiama Lea Ceramica. La maiolica e in generale l'uomo ha sempre trovato la necessità di esprimere se stesso e l'arte su delle superfici, ma anche il racconto veniva espresso attraverso la ceramica e in questo caso la maiolica. Qui siamo a Capri, quindi tutta la parte de campana e non solo, c'era la volontà di esprimere la città, come in questo caso a Lisbona c'è questa veduta del Settecento contenuta al Museo Nazionale degli Azulejos di Lisbona, 17 metri, e c'era la volontà di esprimere attraverso questa capacità di individuare un paesaggio attraverso questa grandissima lingua che raccontava la capacità stessa di esprimere il concetto di città e di lavoro come se fosse una grande cartolina. Per me questo è stato importante perché è un rapporto diretto che ho avuto con l'atteggiamento stesso nei confronti della città, quindi mi sono rapportato con un vecchio materiale e un vecchio concetto di città e cercando di restituire la contemporaneità con un materiale contemporaneo come il gres
e ovviamente cercando di spiegare quello che per me era il concetto di città oggi. Scusate. Questa è la veduta di tutto l'intero pannello. Questo è City, io lo chiamo City 3D, è una città a rilievo in cui ci sono, si vedono i blocks, ed è un prodotto che è risultato di una tecnologia a stampo con una smaltatura metallizzata. È importante questo processo perché mi ha dato la possibilità di comporre un pannello in cui un solo modulo dà la dimensione totale e infinita e continua della città, perché per me era importante anche informare l'oggetto stesso del contenuto attuale, del significato stesso di città oggi. Questa è la matrice. Gli amici mi conoscono, io mi do delle grandi pause che non sono degli anni sabbatici, grandi relativamente, però comunque dopo delle fatiche, dal salone al Cersaie, viaggio, mi continuo perché è un momento di decantazione e un momento anche in cui riesco a captare, rilassandomi, anche delle cose interessanti, quindi anche semplicemente una passeggiata in un flea market a Londra o a Parigi è il pretesto comunque di fare una ricerca che poi cerco di trasmettere anche al lavoro stesso. In questo caso, anni fa, vidi questi timbri e li lasciai decantare per tanto tempo e alla fine ho pensato a questa idea di prodotto tridimensionale che avete visto prima. Quindi sono degli stampi questi, degli stampi tipografici che venivano utilizzati negli anni 40 per le pubblicità, per comporre il quadro, il cliché nelle pubblicità che individuavano determinati servizi o negozi eccetera eccetera, e questa qui è stata la matrice. Non solamente diciamo il pattern che ha ispirato questa ceramica da 30x60, ma è stata la matrice anche che mi ha dato la possibilità di capire come funzionava il giunto, perché comunque il giunto è uno dei problemi, uno dei nodi della ceramica stessa, che può essere valorizzata, enfatizzata, oppure come in quel caso che avete visto prima può sparire completamente, perché questa ceramica con il riflesso e la luminescenza vista da un certo punto di vista ha la possibilità di dare la sensazione di un pannello unico. Questo è un dettaglio di questi timbri. Questo invece fa sempre parte della stessa collezione, ma parte da un reticolo, da una mappa topografica della Medina di Marrakesh. Sono due concetti completamente diversi, riportati su materiali diversi. Questo qui è uno smalto che replica questo reticolato ed è continuo. In questo caso, lo spessore del tratto, questa qui è la testa dell'intera che è un 60x120, ti dà la possibilità del raccordo e anche in questo caso si crea questa medina infinita. Mi piaceva anche lavorare su dimensioni completamente diverse, per cui il caos e volendo anche l'ordine ottocentesco, perché la matrice del City è una matrice, è una pianta di Milano post-napoleonica che è stata poi rivisitata. Ritorniamo a Ghirri. Questi qui sono due Polaroid sempre scattate a Capri, dove su questi pannelli che simulano una sorta di piantina, di mappa, di carta, hai la possibilità di individuare esattamente il posto in cui si è, perché c'è questa volontà comunque di precisare esattamente noi siamo qui. E in questo gesto Luigi Ghirri non fa altro che darmi una geolocalizzazione, rendendo eterno un istante che viene appunto l'istante dettato dalla Polaroid stessa. Ed era molto importante, perché se noi non notiamo non è così dissimile da quello che solitamente riusciamo a fare con uno smartphone, in cui scattiamo la foto, la postiamo, la tagliamo e diciamo esattamente dove siamo.
Per me questo è importante perché introduce un altro progetto, che non è un progetto ceramico, ma è un'installazione site specific. È un'installazione che feci nel 2006, mi chiesero di partecipare ad una manifestazione durante il Salone del Mobile e in quel caso erano investiti dei luoghi di Milano. Devo dire che ne fui onorato quando mi dissero che dovevo intervenire su uno dei luoghi più fotografati, più turistici, la Galleria Vittorio Emanuele. Ne ero profondamente spaventato, per cui non sapevo come comportarmi, anche perché già era diventato un luogo di intervento da parte di artisti, da parte di architetti, da parte di alberi di Natale, e quindi dovevo confrontarmi con tutto un contesto che non era un contesto solamente urbanistico, ma anche un contesto sociologico, che è fondamentale anche nella professione del designer. E quindi decisi di osservare, stetti circa 4-5 ore a più riprese a capire che cosa avveniva all'interno di questo spazio. Lo spazio cos'era? Fotografato, giustamente. E quindi c'era anche questa gestualità legata anche alla macchina fotografica, alla ripresa, il toro che veniva calpestato, massacrato e che ogni anno continuamente cercano di togliere le tessere per ripristinarle. E ho pensato a questo punto a una cartolina, cioè volevo che questa installazione che è stata promossa da Amatei e da Lea Ceramica in quel momento, questa installazione diventasse una cartolina tridimensionale. Quindi io vedevo questo luogo come un posto da fotografare, in cui il personaggio diventa partecipe della cartolina stessa. Essendo di dimensioni notevoli, sono 13 blocchi, 26 metri per circa 14, ad occhio era impossibile percepirne la scritta, perché la scritta che vediamo significa XXX from Milano, è baci da Milano. Sono quelle le scritte che solitamente venivano fatte nelle cartoline quando venivano spedite. Oggi probabilmente la cartolina è diventata solo una memoria, abbiamo l'SMS, il post, il tag, però volevo taggare con questa scritta quel luogo. E inoltre mi dava la possibilità anche di restituire quella meravigliosa architettura in una maniera differente, perché oltre ad scegliere un materiale che io chiamo glossy in termini specifici, quindi completamente lucido, della ceramica, tutta la superficie del carattere tipografico, che è rigorosamente un'elvetica, perché per me esiste poco altro, la grazia la utilizzo pochissimo, mi interessava dare la prospettiva della calotta, della cupola in metallo da un altro punto di vista. E tutte le superfici del carattere sono a specchio. Quello che vedete è la M di Milano, o la M di From, è una panca, per cui abbiamo 45 cm d'altezza, la possibilità della specchiatura di tutta una porzione, di un frammento della Galleria Vittorio Emanuele e della cupola. Il materiale di conseguenza era stato anche selezionato per una serie di fattori. Un fattore importante era anche le tessere che componevano questo grande mosaico come pavimento della galleria, e inoltre le cromie che mi gravitavano attorno, ed era importante comunque contestualizzarlo, ma in una maniera completamente diversa. Penso di aver finito. Grazie.